A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Parola del Signore. Gloria a te, Dio. Lettura del decreto di riconoscimento della comunità magnifica. La comunità magnifica nasce l'8 dicembre 1978 a Perugia, come frutto provvidenziale scaturito dalla corrente di grazia del rinnovamento carismatico cattolico che in quegli anni iniziava a diffondersi in Italia. Le origini della comunità magnifica risalgono però a qualche tempo prima, alla Pentecoste del 1975,
quando Paolo VI incontra a Roma i leader del rinnovamento carismatico. A seguito di tale raduno, un gruppo di laici, insieme al parroco di San Donato a Lecce di Perugia, esprime l'anelito di cominciare a vivere l'esperienza del rinnovamento carismatico e, dopo poco tempo, alcuni di loro ricevono la preghiera di effusione dello Spirito Santo, dando l'avvio, nei primi mesi del 1976, a un gruppo di preghiera. Questo primo nucleo, composto da giovani, famiglie, uomini e donne di diversa provenienza, dà vita a una piccola comunità, un luogo fraterno dove crescere insieme in preghiera e in santità. È attorno a questa realtà che si svilupperà la comunità Magnificat. Sin dai suoi albori, la comunità Magnificat è accompagnata dal discernimento della Chiesa, inizialmente per il tramite dell'allora arcivescovo di Perugia Città della Pieve, Sua Eccellenza Monsignor Ferdinando Lambruschini, che la riconobbe come associazione diocesana di fedeli e ne approvò gli statuti il 22 febbraio 1979. La comunità Magnificat è una comunità di alleanza costituita da fedeli di ogni stato di vita, che ricevono il battesimo nello Spirito Santo e si impegnano, mediante l'alleanza, a dedicare la propria vita al Signore, assumendo un vincolo formale con la comunità. Tutta la vita comunitaria si sviluppa a partire da una parola che fin dalle origini viene considerata fondamentale: con Gesù, su Gesù costruisci. Secondo tale ispirazione originaria, la comunità riconosce come suoi principali impegni l'evangelizzazione, la promozione della vita comunitaria e della vita eucaristica. Statuto, articolo 2, paragrafo 4. Inoltre, le quattro promesse di povertà, perdono permanente, costruzione dell'amore e servizio costituiscono le colonne portanti della vita degli alleati e il nucleo dell'impegno di alleanza che i membri della comunità rinnovano annualmente. Le finalità proprie della comunità Magnifica sono la santificazione dei membri, la partecipazione alla missione della Chiesa, la ricerca dei frutti della Pentecoste e la promozione del battesimo nello Spirito Santo. Statuto, articolo 4. Il perseguimento di tali fini è sostenuto da un'intensa vita di preghiera personale e comunitaria, dall'adorazione eucaristica, vissuta settimanalmente da ogni alleato, e da un'attenta e rispettosa opera di accompagnamento spirituale. Nei paesi in cui è diffusa, la comunità Magnifica è impegnata a promuovere seminari di vita nuova nello Spirito Santo, percorsi di formazione finalizzati al radicamento della vita in Cristo e all'approfondimento dell'esperienza carismatica, oltre a iniziative a servizio dei più bisognosi. Statuto, articolo 21. Il Concilio Ecumenico Vaticano II, come pure il Magistero post-conciliare, hanno prestato speciale attenzione alle forme aggregative di partecipazione alla vita della Chiesa, manifestando nei loro confronti una profonda stima e considerazione, come si legge nel decreto sull'apostolato dei laici Apostolica Mactuositatem 18-21, e nell'esortazione apostolica post-sinodale Christi Fidelis Laici al numero 29. San Giovanni Paolo II volle sottolineare l'importanza di promuovere le varie realtà aggregative che sia nelle forme più tradizionali sia in quelle più nuove dei movimenti ecclesiali continuano a dare alla Chiesa una vivacità, il dono di Dio, e costituisce un'autentica primavera dello Spirito.
lettera apostolica Novo Millennio in Eunta al numero 46. Su tale scia, Benedetto XVI ebbe a constatare che i movimenti ecclesiali e le nuove comunità sono un dono del Signore, una risorsa preziosa per arricchire con i loro carismi tutta la comunità cristiana. Come si legge nel discorso ai partecipanti al seminario di studi per vescovi del 17 maggio 2008, vi chiedo di andare incontro ai movimenti con molto amore. Più recentemente, Papa Francesco si è rivolto ai movimenti ecclesiali asserendo: voi avete portato già molti frutti alla Chiesa e al mondo intero, ma ne porterete altri, ancora più grandi, con l'aiuto dello Spirito Santo, che sempre suscita e rinnova doni e carismi, e con l'intercessione di Maria, che non cessa di soccorrere e accompagnare i suoi figli. Andate avanti, sempre in movimento, non fermatevi mai. Discorso ai partecipanti al terzo congresso mondiale dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità del 22 novembre 2014. Alla luce di quanto richiamato, vista l'istanza di riconoscimento della comunità Magnificat come associazione privata internazionale di fedeli, inoltrata nel 2018 dall'allora moderatore generale, il signor Daniele Mezzetti, valutata la diffusione dell'associazione in diversi paesi del mondo, considerate le lettere commendatizie dei vescovi di chiese particolari di diversi paesi, a testimonianza del servizio reso dall'associazione e dell'impegno di evangelizzazione assunto dai suoi membri, attesa l'integrazione nel testo statutario delle osservazioni avanzate da questo dicastero, visti i canoni 312 paragrafo 1 primo e 322 del codice di diritto canonico, nonché l'articolo 134 della Costituzione Apostolica Praedicata Evangelium sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo, il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita decreta, primo, il riconoscimento della comunità Magnificat come associazione privata internazionale di fedeli, dotata di personalità giuridica, secondo i canoni dal 298 al 311 e dal 321 al 329 del codice di diritto canonico. Secondo, l'approvazione dello statuto della suddetta associazione, debitamente autenticato dal Dicastero e depositato nei suoi archivi, per un periodo ad experimentum di 5 anni. Dato in Vaticano l'8 dicembre 2023 nella solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, Cardinal Kevin Farrell, prefetto, Gleison de Paula Sosa, segretario. Signor Misnavarro, che ci è stato davvero vicino.
e anche la dottoressa Isabel Cassarà, che ha seguito con tanta premura tutto il processo di elaborazione del nostro statuto. Grazie di cuore per il lavoro articolato e prezioso che avete svolto per noi. A nome dei responsabili generali e di tutta la comunità Magnificat, voglio ricordare e ringraziare anche coloro che non sono qui questa mattina, ma che sono presenti al nostro cuore, avendo avuto un ruolo importante nel percorso di crescita che la comunità ha intrapreso in questi 45 anni. La Provvidenza ci ha messo accanto fratelli maggiori, che in tempi e modi diversi si sono generosamente affiancati a noi, facendoci sperimentare quella cura che la Chiesa da sempre sa offrire con tanta generosità al popolo di Dio, attraverso i suoi pastori e maestri. Penso al nostro caro padre Raniero Cantalamessa, che non è potuto essere qui, la cui paternità spirituale è stata per noi un dono inestimabile. Fu tra i primi a credere ad un progetto di Dio sulla comunità magnetica, senza scandalizzarsi delle nostre fragilità, ma correggendoci quando eravamo nell'errore e incoraggiandoci quando avevamo bisogno di conforto e di sostegno. La sua vicinanza attenta e discreta, la sua preghiera, i suoi scritti, ci consegnano ancora oggi radici evangeliche sempre più consapevoli e salde. Un carissimo ricordo va a Monsignor Ferdinando Lambruschini, che abbiamo appena ricordato, arcivescovo di Perugia dal 1968 all'81. Fu lui a domandare alla giovanissima comunità Magnificat di fissare in un documento i tratti fondamentali della propria identità. Così l'8 dicembre 1978 consegniamo in poche pagine quella che chiamammo da subito regola. Furono anni caratterizzati da un'intensissima spinta evangelizzatrice che portò la comunità a diffondersi anche in altre regioni d'Italia. Nel 2003 Sua Eminenza Ennio Antonelli, che ringrazio di cuore per essere qui questa mattina, allora arcivescovo di Perugia, istituì una commissione per la redazione di uno statuto, un lavoro che durò più di un anno e nel quale egli si coinvolse in prima persona. Grazie. Fu poi egli stesso ad approvarlo nell'ottobre del 1995 all'Experimentum per 3 anni. Un caro pensiero va al ricordo di Monsignor Giuseppe Chiaretti, che ci accompagnò ad attraversare le prime importanti crisi, seguite poi da una divisione. Questa ferita, seppure dolorosissima, ci costrinse ad una nuova e direi più salutare riflessione interna, che non fu solo di carattere strutturale, quanto piuttosto vitale, relazionale. Avevamo bisogno di crescere umanamente e spiritualmente, perché all'interno della comunità si vivessero rapporti di qualità basati sull'amore e che questa bellezza fosse visibile e attrattiva per il mondo, secondo la parola del profeta Ageo, che da sempre ci accompagna. Così parla il Signore degli eserciti. Riflettete bene sulla vostra condotta. Salite sul monte, portate legname e ricostruite la mia casa. In essa vi compiacerò e manifesterò la mia gloria, dice il Signore. Negli anni che seguono, la comunità conobbe ancora una crescita singolare, varcando i confini italiani e portando la spiritualità del Magnificat in altri continenti. Dal 2013, dopo 10 anni, fu Sua Eminenza Gualtiero Bassetti a sollecitare la comunità ad una riflessione, questa volta internazionale, a istituire una nuova commissione per una riscrizione dello statuto. Al nostro caro cardinale, all'attuale vescovo di Perugia, Monsignor Ivan Maffei, voglio esprimere un ringraziamento davvero speciale per averci accompagnati con tanto affetto, direi proprio con affetto paterno, in quest'ultimo tratto di strada
verso il riconoscimento internazionale da parte degli castelli, per i laici, la famiglia e la vita. Oggi più che mai riconosco la comunità Magnificat come un dono di Dio, per noi e per il mondo. E al contempo siamo consapevoli di essere soltanto una delle tante strategie che lo Spirito Santo mette in atto per arrivare a toccare il cuore degli uomini e delle donne del nostro tempo, di ogni tempo. Il popolo del Magnificat ha un compito che non è semplice, che è semplice, anche se non è facile, ovvero quello di lasciarsi modellare dalla mano provvida dello Spirito Santo per costruire con Gesù e su Gesù un unico corpo sul modello della prima comunità cristiana descritta dall'Evangelista Luca. Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Siamo quel popolo che Dio si è scelto per annunciare le sue meraviglie, tanto che possiamo dire con San Paolo: per noi evangelizzare non è un titolo di gloria, ma un dovere. Guai a noi se non predicassimo il Vangelo. Aderire a questo meraviglioso progetto che Tarcisio Mezzetti, tra i primi profeti iniziatori della comunità, chiamò il sogno di Dio, ci fa capaci di sognare un mondo sempre più fraterno e ci fa capaci di spendere la vita per il Vangelo. E infine ci fa capaci di cantare instancabilmente e pieni di gioia insieme alla Vergine Maria e Madre di Dio: l'anima mia magnifica il Signore. Anche alla comunità magnifica. Bravo. Faccio lettura dell'intervento del nostro prefetto, il Cardinal Fare. Un cordiale saluto alla dottoressa Maria Rita Castellani, moderatore generale, agli altri 4 responsabili generali, ai moderatori di varie fraternità, ai membri del Consiglio e a tutti voi qui presenti appartenenti alla comunità Magnifica. Rivolgo un saluto speciale a Sua Eminenza il Cardinale Antonelli, a Sua Eminenza il Cardinale Bassetti e a Sua Eccellenza Monsignor Matteis, che vi conoscono da vicino e vi accompagnano come pastori della Chiesa. È questo un giorno lieto per la vostra comunità, per il Dicastero e per la Chiesa. Un carisma suscitato dallo Spirito Santo viene oggi riconosciuto come dono offerto a tutti i fedeli, come valida via per ravvivare la grazia battesimale mediante l'impegno dell'alleanza che tutti voi assumete e che vivete in forma comunitaria. Nei piccoli gruppi, nei cenacoli, nelle fraternità e nel più ampio contesto della comunità magnifica. Voi siete uno dei frutti che la ricca corrente di grazia del rinnovamento carismatico ha portato anche all'interno della Chiesa Cattolica. La vostra storia affonda le radici nei primissimi anni del rinnovamento carismatico in Italia, agli inizi degli anni 70, e dopo alcuni anni di gestazione, per così dire, questa realtà si è andata delineando nelle sue caratteristiche fondamentali, costituendosi come comunità in occasione della prima alleanza che ebbe luogo
l'8 dicembre del 1978, data che voi considerate come vostro giorno di fondazione. Sempre in quell'anno, una delle iniziatrici della comunità percepì il nome Magnifica come suggerimento divino in un momento di preghiera a Lourdes. In questi due particolari, la data dell'8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione e il luogo delle apparizioni mariane di Lourdes, possiamo riconoscere l'intervento materno provvidenziale della Madre del Signore che è all'origine della vostra comunità. Mi sembra di riconoscere il tratto mariano della comunità magnifica proprio nelle tre dimensioni principali del vostro carisma: l'evangelizzazione, la promozione della vita comunitaria e la vita eucaristica. Maria è la prima che ha ricevuto l'annuncio e è la stella dell'evangelizzazione, come San Paolo stesso l'ha definita. Maria è la madre che raduna la comunità cristiana come nel focolare di Nazareth. Maria è colei che ci insegna ad adorare il suo figlio presente nell'Eucaristia. Anche voi dunque, come altri carismi ecclesiali ispirati dalla Madonna, siete un dono di Maria alla Chiesa del nostro tempo. La comunità magnifica è diventata negli anni una grande famiglia spirituale che comprende gli alleati, i coniugi, i ministri ordinati, gli alleati dell'Agnus Dei, gli amici della comunità. Rendiamo grazie perciò alla Madonna e al Signore per la vostra esistenza, per la vostra storia, per la vostra presenza in tante chiese locali. Oggi rendiamo grazie anche alle persone che hanno accolto l'ispirazione dello Spirito Santo per dare vita a quest'opera. Come vediamo nella stessa Vergine Maria, tutto viene da Dio, ma niente si realizza se non ci sono uomini e donne che accolgono l'iniziativa di Dio. Ricordiamo perciò tutto il gruppo degli iniziatori, alcuni dei quali ci hanno già preceduto in cielo. Per il lavoro instancabile di evangelizzazione e di coordinamento, per il discernimento e la preghiera, per l'offerta generosa di sé, che hanno reso possibile il costruirsi della comunità e la sua crescita negli anni. Un ricordo grato e affettuoso va in particolare a Tarcisio Mezzetti per lo zelo apostolico esemplare che lo ha spinto ad annunciare il Vangelo e a far conoscere la comunità a tante persone, in modo speciale ai giovani, zelo che ha conservato fino agli ultimi istanti della sua vita terrena. Un ringraziamento sentito va anche a tutti i pastori, parroci e vescovi, alcuni dei quali qui presenti, che vi hanno accompagnato in questi 45 anni di vita della comunità con il loro consiglio, la guida e l'incoraggiamento. Dobbiamo anche essere grati per il buon esito del lungo lavoro di revisione dello Statuto, il percorso che porta all'istituzionalizzazione di un carisma non è mai facile. Un carisma è sempre una novità, un dono inaspettato dello Spirito Santo alla Chiesa. Va perciò preservato nella sua originalità e nelle sue caratteristiche peculiari, che conoscono bene solo coloro che lo hanno vissuto appieno fin dall'inizio. Dall'altro lato, il carisma, proprio per essere preservato nel tempo e per rimanere fruttibile da parte di tante persone, deve trovare un'adeguata forma ecclesiale. Questa sola consente di collocare il carisma nella comunione ecclesiale affinché diventi un patrimonio condiviso
e sia vissuto integralmente nel rispetto delle norme ecclesiali. In questa laboriosa dinamica, le indicazioni del dicastero possono talvolta sembrare restrittive o addirittura un tentativo di ingabbiare lo spirito. Tuttavia, dobbiamo riconoscere che c'è stato un esemplare percorso di maturazione e di discernimento, alimentato da un autentico spirito ecclesiale e da un atteggiamento di ascolto fiducioso che ha portato i responsabili della comunità a comprendere appieno le indicazioni della Chiesa, concedendo così ad un fruttuoso lavoro di revisione delle norme. Grazie anche per questa vostra testimonianza. Porgo a tutti voi il sentito augurio del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita per questa nuova importante tappa nella storia e nella missione della vostra comunità che oggi ha inizio. Le porte del Dicastero saranno sempre aperte e vorrei, dice il prefetto, vorrei che da questo momento voi lo considerasse come casa vostra. Vi assicuro il nostro ricordo nella preghiera, nella certezza che lo Spirito Santo continuerà ad assistervi e ad ispirarvi e che Maria, donna del Magnifica e nostra madre, vi accompagnerà con la sua materna protezione. Aveva 10 anni, io sono diventato arcivescovo, cioè la comunità era ancora fanciulla, possiamo dire, stava entrando nell'adolescenza. Era una comunità però già molto vivace, molto gioiosa e molto impegnata nel fare il bene. E io appunto questo fare il bene e farlo con gioia mi ha colpito molto, perché appunto per evangelizzare oggi, praticamente oggi, non basta fare le cose buone, bisogna farle anche con gioia, anche nella tribolazione, anche in mezzo alle difficoltà. E questo io lo trovavo nella comunità Magnifica. Proprio come facevano nome, era il loro nome, Magnifica, no? Come la Madonna che andava con pericolo, con fatica a trovare Elisabetta, a servirla, ma con la gioia nel cuore perché appunto aveva colto la presenza del Signore in lei e l'aveva riempita di amore, e l'amore porta anche la gioia, e questo appunto si prolunga in qualche modo anche nella vostra comunità. È davvero una comunità magnifica. Il mio arcivescovo Lambruschini, che è stato il primo ad accogliere, mi ricordo che diceva, ecco, io da lui ho sentito parlare però, da lontano, della comunità magnifica, diceva che erano un continuo alleluia, secondo lui anche un po' eccessivo, perché non c'è solo un alleluia nella vita, no? Però questo dice bene il clima che aveva, clima di preghiera, clima di gioia, clima di comunione e clima anche di operosità. Poi dopo, quando ero lì a Arcivescovo a Perugia, per 7 anni ci siamo incontrati tante volte, abbiamo lavorato insieme per il primo statuto, ricordo in particolare le veglie dopo cena, no? Col favore del tempo, e mi meravigliava che loro venivano da vari paesi abbastanza lontani per poter lavorare a questa costruzione dello statuto, e questa è una cosa bella. E poi anche ricordo anche, no, ricordo che mi ha colpito
anche alcuni della comunità Magnificat avevano testimoniato sui posti di lavoro la loro spiritualità, e qualcuno mi diceva che si era convertito, aveva ritrovato la fede proprio per la testimonianza di alcuni della comunità Magnifica, e questo è molto bello, è molto significativo. Ecco, poi che cosa dire? Che nel 95 io ho lasciato Perugia e quindi ho lasciato anche la comunità Magnifica, però ci siamo stati di volte, ma carattere nazionale, e il primo, uno più, mi ricordo in particolare, l'ultimo a Pescara, quindi non ci siamo dei punti di vista, specialmente della preghiera da parte mia e penso anche da parte vostra, ci siamo mantenuti uniti. Ecco, adesso vedo con gioia che la comunità è cresciuta molto. Se io l'ho incontrata fanciulla, adesso è maggiorenne, è cresciuta molto, anche perché si è diffusa in vari paesi, no? Quindi giustamente è stata riconosciuta come comunità di carattere internazionale. Ecco, allora io auguro che insieme a questa crescita quantitativa continui sempre la crescita qualitativa, nel vivere l'entusiasmo, la gioia, l'alleluia, il magnifico nel fare il bene. Auguri! Grazie. Le cose più importanti sono state dette, ho sempre visto in loro una docilità nell'inserirsi anche in quelli che erano i programmi e il desiderio di evangelizzazione della diocesi. Certo, un aspetto anche che ho dovuto affrontare, ma con molta serenità e molto equilibrio, è stato anche il rapporto fra loro che crescevano e il rinnovamento nello spirito che voleva tenere questa creatura, perché era giusto che fosse così, perché di lì era partito tutto. E io ho dovuto anche fare di tutto per rispettare il rinnovamento, ma al tempo stesso cogliere tutto quello che di nuovo lo Spirito Santo seminava. Vedo e ho visto veramente l'opera dello Spirito. Ecco, per me siete partiti nella maniera giusta, perché quando anche si parte nella Chiesa per un progetto grande di Dio, noi dobbiamo sempre avere l'umiltà di sentirci un piccolo seme, il piccolo seme del Vangelo, che va a morire sottoterra e nella misura in cui muore è capace anche di produrre un albero, e un albero grande, e questo albero si è sviluppato. Stamani siamo qui, siamo tanto, tanto riconoscenti della Chiesa che riconosce i carismi dei laici, dei religiosi e di tutto. E allora io vi dico Magnificat, basta dire questo, perché questa parola raccoglie tutto l'essere e tutta la missione di Maria. E allora, coraggio, magnifico. Io ho dovuto arrivare con questo soldo di grazie per le persone incontrate, per questo cammino condiviso. E per questo essere chiesa in un tempo per certi versi tanto confuso, io allora ho trovato davvero una proposta che può incontrare questo tempo, l'uomo di questo tempo, e fargli avvertire la freschezza del Vangelo e della comunione ecclesiale. Quindi andiamo avanti insieme. Anche penso che
anche Don Luis Navarro, che vi ha accompagnato, no? Il rettore dell'Università Santa Croce. Infatti, io devo dire che ho conosciuto la comunità Magnifica perché mi ha chiamato alla mia porta per dire, ci può aiutare un po' nella stesura del tuo statuto. E quindi abbiamo avuto alcune riunioni e mi ha colpito dall'inizio la disponibilità per ascoltare ed essere in sintonia. Quindi una docilità anche, perché il mondo giuridico a volte è complicato nella nostra capire. Ma poi è una docilità che anche ho sperimentato quando ho ascoltato alcuni mesi fa anche una testimonianza della dottoressa Maria Rita Castellani in un convegno sull'accompagnamento spirituale, dove ha parlato della testimonianza e come hanno vissuto loro questo aspetto della vita della Chiesa. Mi sono reso conto che c'è una docilità molto grande a ciò che è l'autorità della Chiesa, nella consapevolezza che lo Spirito Santo anche agisce tramite l'autorità ecclesiastica. E questo mi sembra che è qualcosa da far tesoro, perché nella misura in cui siamo uniti alla Chiesa possiamo dare frutto. Questa è la realtà. Senza la Chiesa non siamo nulla. E sono convinto che la comunità Magnificat è pienamente consapevole di questo. Anche questa docilità si è manifestata nel saper aspettare, perché ricordo che all'inizio si voleva fare, vediamo se a questa data riusciamo a avere l'approvazione internazionale. Evidentemente le cose, non è che la Chiesa è Roma, una città eterna, ma non è che tutte le cose nella Chiesa siano finché si raggiunga ci vuole l'eternità. Ma comunque questo è un punto. Mi sembra che vedendovi anche io rendo grazie al Signore, magnifico il Signore per quello che il Signore ha fatto in voi e continuerà a fare. E mentre parlavate mi veniva in mente una parola del Vangelo di San Luca riferendosi alla Madonna. La Madonna conservava tutte queste cose nel suo cuore, conservava queste cose meditandole nel suo cuore. Penso che oggi è un traguardo, un punto di ripartenza, un punto di conferma, è un punto, un momento per far tesoro e anche meditare nel proprio cuore che dia molto frutto e che così la comunità possa continuare a magnificare il Signore. E se è necessario l'alleluia anche con la chiediamo al Cardinale Antonelli e anche al Cardinale Bassetti e a Monsignor Maffeis di darci la benedizione. Dio misericordioso e per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine redento il mondo vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga. Amen. Auguri, alleluia. Alleluia. Magnifica il Signore, e il mio spirito esulta il Salvatore, e ti ha guardato all'unità della sua serva, e d'ora in poi mi chiamerà beata. Yeah.
mia.